Un saluto a tutti gli amici di Android Geek. Oggi abbiamo il piacere di recensire un prodotto interessante quale HTC Evo 3D, il primo smartphone della casa taiwanese ad implementare uno schermo 3D con tecnologia Parallax Barrier, ovvero quella tecnologia che ci consente di visualizzare contenuti stereoscopici senza dover indossare gli occhialini. Di fatto possiamo considerare Evo 3D come il concorrente diretto di LG Optimus 3D, l'altro smartphone con simili capacità che, se ricorderete, avevamo recensito qualche mese fa. Ufficialmente è venduto al costo di 599 euro, ma in realtà, stando ai negozi online, è facilmente trovabile a circa 470 euro. Quindi, uno smartphone che nell'arco di 3 mesi si è svalutato abbastanza, e quindi può essere una ghiotta occasione per chi sta cercando qualcosa di fascia alta. Il prodotto è molto bello esteticamente, ha un design veramente accattivante, merito anche della colorazione completamente nera, ha una qualità costruttiva molto buona. Abbiamo lo schermo protetto dal Gorilla Glass, quindi particolarmente resistente ad urti e graffi. Abbiamo anche una bella cover posteriore che, seppur in plastica, è rivestita di uno strato gommato. E poi abbiamo questa zigrinatura che lo rende molto piacevole al tatto e gli conferisce assoluta sicurezza quando andiamo a impugnare l'Evo 3D. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo una lunghezza pari a 126 mm, 65 di larghezza e 11,3 di spessore. Devo dire la verità, tra tutti i prodotti con schermo da 4,3 pollici, forse l'Evo 3D è tra i più piccolini. Per quanto riguarda il peso, abbiamo 170 grammi, quindi abbastanza, però anche qui siamo nella media dei dispositivi con questo schermo. Guardiamolo un pochino meglio, abbiamo sulla parte sinistra la porta micro USB, su quella destra abbiamo il bilanciere del volume, il pulsante per scattare fotografie, lo switch per passare dalla modalità 2D 3D per quanto riguarda la fotocamera, ovviamente anche viceversa. Fotocamera che è posta sul retro ed è doppia, doppia da 5 megapixel con doppio flash LED e autofocus. Le foto 3D però vengono scattate a 2 megapixel. Davanti abbiamo tutto quello che possiamo volere, ossia sensore di prossimità, di luminosità, LED di stato, un altoparlante anteriore che è molto buono durante le conversazioni, e poi abbiamo anche una fotocamera anteriore da 1,3 megapixel che si comporta molto bene durante le video chat con G-Talk. In basso abbiamo i quattro tasti soft touch, home, menu, back, ricerca, molto belli come sono disegnati, e poi abbiamo lo schermo da 4,3 pollici, quindi molto generoso, con risoluzione QHD, ossia 960x540 pixel, una risoluzione elevata, ed il pannello di tipo Super LCD che, seppur magari non essendo un Super AMOLED oppure un IPS, ha un'ottima resa. Ve lo dimostro subito, sempre con un video. Quindi, come si può osservare, la resa è veramente molto buona. I colori tendono ad essere molto naturali perché HTC ha deciso per un profilo dei colori che enfatizzi, diciamo, la resa realistica, quindi molto naturali. Quindi, seppur non essendo un Super AMOLED o comunque un IPS, i colori magari non sono super vibranti come in quel caso, però sono comunque molto buoni, vivi e piacevoli. Devo dire che tra tutti i Super LCD che mi sono capitati tra le mani, probabilmente quello di Evo 3D è il migliore.
Ovviamente le novità hardware non sono finite qui, infatti l'Evo 3D può vantare una piattaforma Qualcomm Snapdragon 8260 che integra un processore Scorpion da 1,2 GHz dual core. E il dual core che quindi rende molto veloce, diciamo, l'utilizzo dell'interfaccia, quindi classico utilizzo del sistema, al tempo stesso incide in caso di multitasking estrema, quindi se noi abbiamo tante applicazioni attive, servizi in background in esecuzione, il dual core, diciamo, fa la sua parte. Inoltre, un altro ambito in cui i due core fanno la differenza è assolutamente la navigazione web, ma poi la vedremo. Ad aiutare il processore c'è tanta RAM, 1 GB di memoria, che rende sempre scattante e fluida, diciamo, l'interazione con il sistema. Vi faccio vedere quanta memoria libera abbiamo sulla RAM. Abbiamo ben 553 MB di memoria RAM libera, quindi sempre tanta RAM che rende sempre scattante e agile il sistema. Inoltre abbiamo una GPU Adreno 220 che è doppiamente più potente rispetto all'Adreno 205, che ad essere sinceri era già molto buona per quanto riguarda l'esecuzione dei giochi 3D. Qui abbiamo l'Adreno 220 che quindi è ancora migliore, quindi ancora meglio, diciamo, se guardiamo in ottica futuro i giochi più complessi che arriveranno. A livello di memoria interna invece abbiamo 1 GB e 1 di memoria libera per installare applicazioni. Attualmente io ne ho 878 perché ovviamente ho installato molte applicazioni. Abbiamo inclusa una micro SD da 8 GB anche. Passando a livello software, parlando del software, quindi abbiamo Android versione 2.3.4, Gingerbread, e qui HTC ha già di fatto annunciato ufficialmente che l'Evo 3D sarà uno di quei primi smartphone che riceverà l'aggiornamento ad Android 4.0, ossia Ice Cream Sandwich. Probabilmente questo arriverà in primavera e quindi questo fa anche capire come lo smartphone sia molto longevo, quindi Ice Cream Sandwich sarà garantito ufficialmente, quindi nessun problema di questo tipo. Attualmente però abbiamo Gingerbread con la Sense 3.0. Sense 3.0 che aggiunge alcune cose e migliora qualcosina rispetto alla precedente versione. Fondamentalmente le cose che sono rimaste identiche sono ad esempio la barra di notifiche che ci consente di switchare velocemente da un'applicazione all'altra, oppure ci consente anche di attivare e disattivare velocemente le impostazioni di sistema. Ancora ritroviamo il menu delle applicazioni che può essere visualizzato in tre modalità diverse, le sette schermate della Sense che però in questo caso sono diventate 3D, infatti abbiamo questo bel carosello 3D scenico, oops, e ha inserito anche qualche chicca del tipo vediamo degli ingranaggi sull'orologio, ecco. Altra cosa, diciamo, che è rimasta comunque tipica della Sense è la forte integrazione di tanti servizi sul singolo contatto, quindi abbiamo la possibilità di visualizzare tante informazioni del contatto, allo stesso tempo vedere tutte integrate tutti i messaggi, gli SMS di questo contatto, le mail, le sue attività su Facebook, insomma social network, il suo album su Flickr e le chiamate. Di nuovo cosa c'è? C'è innanzitutto il lock screen che è veramente molto molto bello. Allora, abbiamo questa lente che portata al centro o comunque sparata, diciamo, in alto sbloccherà il telefono. Abbiamo anche però quattro applicazioni che possiamo inserire direttamente nella barra notifiche, quindi se noi vogliamo più velocemente richiamare questa applicazione basterà trascinarla all'interno della lente, quindi molto carino. Questa in realtà l'avevamo già vista sul l'HTC Salsa che non aveva la Sense 3.0, però integrava questo lock screen. In più però la Sense 3.0 ha un lock screen ulteriormente più avanzato, infatti abbiamo molti temi applicabili al lock screen. Questo qua è esempio un tema chiamato Free and Stream, se non erro,
E in pratica abbiamo tutti questi widget che non sono altro che tutti i messaggi di Facebook e Twitter che volano un po' come se fosse del nuvoletto in cielo. E se vogliamo, ad esempio, scusate, visualizzare questo messaggio, basterà trascinare il messaggio, quindi il widget all'interno della lente, questa verrà visualizzata. Ovviamente possiamo dire anche che, ad esempio, se ci piace questo messaggio, possiamo anche scrivere qualcosa. Qui, come vedete, abbiamo la classica tastiera virtuale di HTC, sembra molto comoda sia in verticale sia in orizzontale. Ne approfittiamo magari per vedere come rende nella scrittura, come va, anche se adesso non è proprio il messaggio ideale da scrivere in questa news, in questo. Comunque, come vedete, è molto piacevole, molto facile da utilizzare, molto comodo perché comunque sfruttiamo tutti i 4,3 pollici di schermo, quindi il tutto risulta veloce e semplice. Parlando appunto, ripeto, del lock screen, qui tornando al discorso del lock screen, abbiamo detto che è possibile personalizzare applicando dei temi. Ad esempio, questo è quello classico, questo è quello album fotografico in cui noi possiamo far visualizzare le foto del nostro album, oppure Fine Stream, che è appunto quello che abbiamo visto. Anche questo del medio è molto scenico. Abbiamo questo dell'orologio carino, e poi abbiamo, volendo, anche quelle delle azioni in borsa, che diciamo di questi tempi forse non è proprio consigliabile da applicare, è altamente sconsigliabile. Poi ovviamente HTC Sense significa anche personalizzare l'interfaccia con ad esempio diversi screen, quindi abbiamo tanti temi che possiamo applicare, alcuni scaricabili anche da HTC Hub, nel caso di Spaceship Earth, cioè quella attualmente che ho applicato, ad esempio l'ho scaricata da HTC Hub, così come memorie. Possiamo scaricare anche tanti sfondi, che ce ne sono veramente già tanti precaricati. Sempre tramite HTC Hub possiamo scaricare i sfondi proprio che sono suddivisi in categorie. Ad esempio, ne vediamo uno, natura. E vedete come sono comunque tutti molto belli e scenici. Diciamo che mettono a risalto il display. Abbiamo ovviamente tanti widget, ben 81, più del solito. Alcuni sono nuovi, come questo qua Watch, che riguarda è un widget che riguarda il servizio Watch di HTC, che permette di noleggiare o acquistare i film, poi comunque lo vedremo. Ovviamente abbiamo sempre i soliti widget dell'impostazione di sistema, calendari, people, gli SMS, social network, musica, ne abbiamo diversi. In realtà abbiamo anche questo il mio scaffale si chiama, in pratica è il widget che ha legato all'applicazione, che ci permette di acquistare o noleggiare libri. Anche questa la vedremo, viene per il meteo, foto, cornice, griglia delle foto, vari orologi, insomma tanti widget per personalizzare la nostra interfaccia. Passiamo adesso a occuparci dell'aspetto caratteristico del device, ossia lo schermo 3D e le funzionalità stereoscopiche. Però prima facciamo una piccola premessa. Qui non abbiamo un centro di raccolta che raduna tutte le applicazioni e tutte le funzionalità 3D stereoscopiche, quindi di fatto EVO 3D non è proprio uno smartphone che ci fa capire di primo occhio di essere di fronte ad uno schermo 3D. Per poter capire che invece è appunto il contrario, dovremmo proprio andare all'interno di un'applicazione come quella fotocamera, quindi switchare da 2D a 3D, dopodiché ci si accorgerà di essere di fronte ad uno smartphone che può effettuare fotografie a 2 megapixel in 3D e filmare video a 720p in 3D. Oppure possiamo andare anche all'interno della galleria, dove HTC ha suddiviso in categorie, sì, in foto 2D e 3D, in cartelle diverse. Se noi andiamo in foto e video 3D, avremo tutte appunto le foto stereoscopiche, quindi potremmo ammirare le nostre foto. Ovviamente l'utente che sta guardando questa recensione non potrà godere dell'effetto 3D, non potrà vederlo, proprio perché a me servirebbe una videocamera 3D per filmare questa recensione, a voi invece un monitor o una TV 3D per guardarla.
Però devo dire che l'F3D c'è, è molto buono, quindi si vede. Forse per quanto riguarda la resa, rispetto ad LG Optimus 3D, le foto e video, su questo Evo è un po' più pulita. L'immagine, diciamo, risulta un po' più pulita, un po' più nitida, proprio perché ha uno schermo con risoluzione maggiore. Però al tempo stesso preferiamo un po' più la resa dell'Optimus 3D perché soffre meno di cambi di visuale e poi LG diciamo che ha lavorato meglio dal punto di vista del software. Infatti LG aveva implementato in tutte le applicazioni stereoscopiche un controllo software che ci consentiva appunto di aumentare e diminuire l'effetto del stereoscopio, quindi l'intensità, e questo permetteva proprio all'utente di potersi facilmente e più velocemente adattare, allenare, diciamo, l'occhio e quindi percepire l'effetto 3D. Invece HTC ha proprio optato per un settaggio automatico e quindi questo forse richiederà all'utente un maggior allenamento per percepire, ripeto, l'effetto 3D. Però detto questo, la resa è molto buona. Inoltre HTC con l'ultimo aggiornamento OTA ha installato tre giochi, The Sims 3D, Need for Speed Shift e Spider-Man 3D. A parte The Sims 3D che forse non è proprio il massimo, gli altri sono piuttosto carini. Io personalmente voglio farvi vedere Let's Golf 2 3D che tra l'altro avevo mostrato già sulla recensione dell'Optimus 3D. Facciamo una partitina veloce. Ecco, qui il mio discorso di poco fa viene meno perché in realtà Gameloft ha implementato all'interno del gioco il controllo dell'intensità dell'effetto 3D, quindi noi potremmo proprio comodamente azzerarlo, aumentarlo o comunque adattarlo al nostro occhio, quindi sicuramente una scelta intelligente. Quindi usciamo dal gioco, come vedete comunque i giochi 3D vengono gestiti in maniera super fluida perché comunque l'hardware è molto potente. Diciamo che la GPU Adreno 220 comunque è già pronta per gestire al meglio giochi con motori grafici più complessi tipo Unreal 3 Engine. Volevo farvi vedere anche, già che ci sono, la galleria delle fotografie classiche, quindi quelle 2D. Gli scatti vengono comunque molto bene, sia in esterna sia negli interni. Ad esempio questa è un'esterna, vediamo se ce la facciamo. Pinch to zoom presente sulla galleria, così come il doppio tap. Questa è una foto che sono riuscito a beccare, diciamo, quasi di notte. Questa, come vedete, è una macro molto bella. Le foto, devo dire, vengono molto molto bene. Anche questa con una luminosità non ottimale, vedete come il doppio flash LED comunque fa il suo lavoro in maniera ravvicinata.
Poi passiamo a vedere qualcosa che mi ero dimenticato, che in realtà è una introduzione della Sense 3.0, ossia nuovi effetti animati per quanto riguarda il meteo. Vi faccio vedere la demo, così vi faccio vedere tutti gli effetti atmosferici. Questo è quando abbiamo una giornata soleggiata. Questo è il temporale. L'effetto è talmente bello che ci piacerebbe vederlo ogni giorno, almeno sul nostro smartphone. Un po' meno nel cielo, nella realtà quotidiana, diciamo, nelle giornate normali. Nuvoloso, la nebbia anche molto carina. Il caldo che mostra un po' l'aridità, diciamo, del clima, molto bello. Parzialmente nuvoloso, che a me sembra veramente tanto nuvoloso. Parzialmente soleggiato, anche questo molto bello come effetto. Poi c'è la pioggia che è molto scenica, come è scenica la neve. E quindi la giornata, diciamo, con tanto vento. Poi volevo farvi vedere alcune applicazioni introdotte da HTC, come esempio l'applicazione Lettore, che è un'applicazione che ci consente di visualizzare, quindi leggere libri che possiamo acquistare o noleggiare. Questo è 20.000 leghe sotto i mari, e come vedete possiamo facilmente, insomma, leggere il nostro libro. C'è anche l'effetto della pagina che viene girata, voltata, che è molto bello. Poi possiamo anche mettere, leggere in maniera orizzontale, come vedete. Possiamo anche evidenziare alcune parole, creare le note, quindi fare le ricerche all'interno del libro stesso. Altra applicazione di questo tipo è quella Watch, però è dedicata, come si può intuire, ai film, quindi possiamo affittare o acquistare film. E se non erro, possiamo condividere fino a 5 utenti HTC i nostri film acquistati o affittati. Prendiamo un po' il genere, scegliamo commedia, magari vediamo anche un trailer, perché ovviamente oltre a affittare e acquistare possiamo anche guardare i trailer. Non tutti sono in italiano, però questo non significa che il film poi non è in lingua italiana. Vediamo qualche film. Ad esempio questa. Quindi, come si può notare, comunque i video sono molto belli. Diciamo che sicuramente uno dei pregi di questo prodotto, nonostante non abbia un Super AMOLED, un IPS, è comunque lo schermo Super LCD che rende molto bene i film ad alta definizione. Guardiamo magari un po' l'aspetto, diciamo, sonoro, quindi magari come si sentono, diciamo, gli MP3. Allora, la qualità è molto buona, devo dire che è pulita, non ci sono assolutamente disturbi, quindi è molto buona. Il volume sinceramente non è proprio altissimo, è abbastanza alta, però non è così alto come sinceramente pensavo in un primo tempo. Però
Mentre durante le conversazioni, quando effettuiamo le chiamate, l'audio è veramente molto potente e pulito. Inoltre vi faccio vedere anche come rende in viva voce una chiamata. Un momento che faccio un numero, ovviamente non posso far vedere i numeri privati. Chiamiamo il 414. Attiviamo il viva voce. Benvenuto in Vodafone. Con questo servizio potrà conoscere il suo traffico disponibile ed avere informazioni sulle offerte attive sul suo numero di cellulare. Il suo traffico disponibile è 25 Quindi come si euro. può osservare, diciamo, o meglio, come si può sentire, la qualità in via voce è molto buona e il volume è molto alto. E inoltre assicuro in conversazioni, la conversazione telefonica con l'interlocutore è sempre molto chiara, pulita, priva di disturbi. E inoltre anche l'interlocutore dice che ci sente molto bene. Detto questo, anzi no, una piccola nota, anche la ricezione mi è sembrata molto buona. Sotto rete Vodafone devo dire che forse è un pochino meglio rispetto anche ad altri HTC che mi sono capite tra le mani. Poi passiamo alla navigazione ovviamente web, che è uno dei punti di forza di questo device, perché ha un processore dual core, quindi fa veramente la differenza in quanto a fluidità. Ecco, questo è il nostro sito web, vedete com'è. No, non sta ne stia ancora caricando. La fluidità è eccezionale. Pinch to zoom, strafluido, quindi non c'è nessun micro lag. Il pan è straveloce. Devo dire che è veramente eccezionale a livello di navigazione web, ma questi un po' tutti dual core, devo dire. Facendo un pinch to zoom, o meglio un zoom out, possiamo aprire nuove schede. Andiamo assieme sul sito della Gazzetta dello Sport, che normalmente non viene aperto, o meglio, viene aperto in modo mobile, però noi abbiamo forzato la modalità desktop, quindi PC senza utilizzazione del cellulare, e il sito della Gazzetta viene aperto tranquillamente. Anche qui vedete com'è molto fluido, ovviamente adesso sta ancora un po' caricando, però vedete com'è, il tutto è veramente fluido. Vediamo magari anche un video in flash. Ovviamente qui possiamo switchare velocemente da una pagina all'altra. Guardiamo un video in flash, ricordando che il processore Scorpion Dual Core è un ARM V7, quindi supporta ufficialmente anche il flash 11.0. Infatti noi abbiamo installato il plugin Flash 1 11.0. Vediamo sempre questo, vediamo trapattoni. Anche la rotazione è molto rapida. Vabbè, ci mancava soltanto questa pubblicità, però aspettiamo un attimino. Qualificazione alla fase finale degli europei del 2012. Un pareggio contro l'Estonia è bastato alla nazionale guidata dal tecnico italiano per centrare un obiettivo storico. Erano 23 anni infatti che l'Irlanda non arrivava a giocare nella fase cruciale degli europei. L'ultima partecipazione al torneo risale infatti al 1988 nell'ex Germania Ovest. Usciamo, quindi come avete potuto notare la navigazione web è eccezionale. Quindi arriviamo a fine recensione. Quindi cosa dire di questo smartphone? Allora, l'HTC Evo 3D è sicuramente uno smartphone che ci è piaciuto molto, perché di fatto è molto potente, assicura un'esperienza Android veloce. Tra i suoi punti di forza ci sono, diciamo, la multimedialità, la Sense,
Anche la buona autonomia, perché riesce ad andare anche abbastanza oltre la giornata, ovviamente se non fate uso troppo dell'effetto 3D. Ha appunto le capacità stereoscopiche che sono molto belle, soprattutto quando parliamo di foto e video. Forse è un prodotto che è ingiustamente snobbato, secondo noi, anche dagli utenti HTC che spesso e volentieri preferiscono il Sensation. Ma in realtà non ci sono reali motivi per snobbare questo Evo 3D, tanto che le pecche sono veramente poche, se non nulle. Più che altro quello che noi ci auguriamo è che HTC potenzi tanto l'aspetto stereoscopico del device, quindi in modo da enfatizzare meglio la peculiarità di questo prodotto, un po' come sta facendo LG con l'Optimus 3D. In ogni caso, se voi state cercando un prodotto di fascia alta e state valutando cosa comprare, l'Evo 3D è sicuramente uno di quei prodotti che potete tenere in grande considerazione, anche perché comunque riceverà anche Ice Cream Sandwich ufficialmente all'inizio 2012, quindi anche piuttosto longevo come prodotto. E poi ormai costa circa 470 euro, secondo noi è un bel prezzo per quello che offre. E con questo è tutto, vi rimando al sito androidgeek.it, un saluto da Matteo, ciao ciao!